così gli era stato detto, dopo che era arrivato in periferia, aveva raggiunto Nino Franchellucci, responsabile politico dell'ottava zona, un vecchio compagno antifascista con alle spalle diversi anni di prigionia, e poi era passato per Torpignattara ed era rimasto esterrefatto dallo stato d'assedio in cui viveva quella che allora era una borgata, con vetture di tram rovesciate dai tedeschi a chiudere le strade d'accesso sulla via Casilina per impedire che, siccome quella era la strada della guerra, qualcuno lanciasse un camion contro le truppe, i convogli tedeschi, no. Trovò Nino Franchellucci, che era nascosto in una distilleria su via Assisi, e poi raggiunse Centocelle. E qui fece questo, guardate, vado a braccio perché tanto conosco perfettamente questa cosa, e poi la chiudo rapidamente perché poi magari mandiamo un altro pezzo di musica. E fece un comizio che per lui, lo confessa, era la cosa più difficile. Non era tanto girare armato, correre i rischi, era fare un comizio che non aveva mai fatto, quindi non sapeva che cosa dire. Dice: ma che dico lì? Dai, tu monti sul muretto lì c'era il muretto del tram che girava a Centocelle, che era leggermente rialzato, quindi lui montò su questo muretto e cominciò a dare slogan, e la folla si cominciò a radunare e si entusiasmarono. C'erano molti giovani che chiedevano di aderire all'esercito di liberazione, che erano già muniti di pennello e di vernice, scrivevano dappertutto. Ma in fondo alla piazza c'erano due tedeschi, i quali però, vedendo tutta questa folla, si misero timore, si chiusero dentro la bottiglieria, forse già avevano bevuto un bel po', continuarono a bere, ma con la saracinesca chiusa. Rimasero chiusi lì dentro, e lui continuò il comizio, e lì poi iniziò una manifestazione, diciamo, spontanea, popolare, di centinaia di persone che s'avviarono lungo via dei Castani, scrivendo dappertutto con la vernice eccetera, urlando slogan, e poi si arrivò al quarticciolo. Ma questa è l'altra parte che racconteremo dopo. Adesso, prima abbiamo sentito Ma come fanno i marinai di De Gregori all'inizio, e Lucio Dalla. Adesso sentiamo, sempre continuando questo che è, come dire, il nostro fuoco, no? Il nostro focus, diciamo, è attorno al Mediterraneo, ai Balcani, alla Grecia, alle nostre coste, ai nostri porti, quindi sempre con il mare e con quello che c'è attorno al mare. Sentiamo quindi Bregovic con Lulla B.
Allora, continuiamo il racconto che avevamo cominciato dopo il comizio, la manifestazione lungo via di Castani. Si arriva al quarticciolo, dove c'era tra l'altro una camera del fascio, e escono due fascisti, uno in divisa e uno con un trench bianco, che era sicuramente il commissario politico, e quello in divisa sicuramente era un maresciallo della milizia o non so chi, e gli dicono: ah, ma voi non potete fare mica queste cose qui. Allora Sasà gli dice: a noi adesso famo come ci pare, no, qui comandiamo noi, anzi levate quel distintivo col fascetto che ci hai attaccato. E allora vedo, dice Sasà, che quello con il trench bianco mette le mani in tasca, e io tiro fuori la pistola e sparo immediatamente. Cade prima quello in divisa, poi cade pure quell'altro. Io sto fermo, ci sono i tedeschi in fondo che non reagiscono, lontani, un po' più lontani, non reagiscono. Però la cosa inquietante è che mi giro e le centinaia di persone non ci sono più, sono solo. Questo mi inquieta un po', però ricarico la pistola con calma, mi avvio verso Borgata Gordiani, nascondo la pistola in un tubo che trovo, in un posto che posso riconoscere, e mi avvio perché comincia tra il coprifuoco, fermano. Però avevo un passepartout, insomma, di suore tedesche, mi avevano procurato un lascia passare di suore tedesche da cui ero ospitato, ma non era vero, insomma, che fossi ospitato da suore tedesche, e poi invece raggiungo il centro e poi mi riservo il giorno dopo di ritornare a Centocelle. Il responsabile di Centocelle era l'operaio della Breda, Tonino Malvaso, che quando mi vide rimase sorpreso della mia giovane età. Mi disse che loro erano pronti all'insurrezione, avevano già predisposto tutto. Arrivai alle prime ore del pomeriggio, come aveva già detto, insomma, no? per questo comizio. Quindi siamo tornati leggermente indietro, no? E poi la cosa continuò nei giorni successivi. Loro vennero ospitati in una trattoria dove dormivamo, mangiavamo, dormivamo si fa per dire, e mangiavamo pure si fa per dire, perché insomma la roba non è che fosse così abbondante, diciamo. Però la cosa più bella era il clima che si era creato nella borgata. La borgata era in mano nostra, quelli della milizia venivano e ci consegnavano la notte le armi per fare le incursioni sulla via Casilina e sulla via Prenestina, addirittura anche su via di Tor de' Schiavi. Facevamo gli agguati con i chiodi a tre punte che bucavano le gomme dei tedeschi, il camion si fermava, loro andavano con la luce a vedere e noi le attaccavamo con i mitra che ci avevano dato quelli della milizia, e poi colpivamo con le bombe a mano. Naturalmente molti di loro, non, di questi giovani o meno giovani, non erano molto esperti di guerriglia, e qualche volta ho rischiato pure, perché mi sono scoppiate qualche bomba attorno, insomma, perché non l'avevano tirate bene, invece verso il mezzo l'avevano tirate quasi addosso a me, insomma. Questo dice Sasà. Però
nel complesso, questa era una delle cose che per, ai tedeschi li mandava proprio ai pazzi, no? Non riuscivano a capire come questa, questa resistenza nei quartieri impedisse quello che per loro era fondamentale, l'afflusso di rifornimenti alle truppe di Anzio e poi anche di Cassino, no? Quindi questo fu il risultato, diciamo, più grosso del mese di ribellione di Centocelle, Centocelle liberata. E dice, racconta, la borgata rimase nelle nostre mani fino ai primi di marzo del 44. Ne diventammo i padroni girando armati liberamente di giorno e di notte. Di Centocelle ricordo soprattutto l'atmosfera di libertà che vi si respirava la sera nell'osteria di Franco. In piazza dei Mirti i compagni si riunivano per bere, fare dibattiti politici e cantare canzoni patriottiche antifasciste. Ci si salutava con il pugno chiuso e alcuni di loro stentavano la camicia rossa. Le donne di Centocelle, con l'arrivo di febbraio, avevano persino organizzato il carnevale partigiano. Pensate un po', eravamo liberi e padroni di noi stessi. Due ragazzi che avevano risposto alla leva che, militare dei fascisti repubblichini, che alla sera tornavano a casa per dormire, ci consegnavano anche loro i loro mitra, che sapevano avremmo usato la notte contro gli autocarri in transito per le strade consolari. Il coprifuoco non veniva rispettato da nessuno e tra noi vi erano anche ex prigionieri alleati, ragazzi neozelandesi e australiani e persino un senegalese di Dakar che era uno studente a Parigi prima di essere arruolato tra le truppe coloniali dell'esercito francese.